le attività del giorno domani verranno pubblicate tutte. Tutte, tutta la settimana. Prima di andare avanti, iscrivetevi al nostro canale. Sappiamo che molti di voi non sono iscritti, ma guardano comunque i nostri video. A voi non costa nulla, per noi fa una grandissima differenza. Iscrivetevi al canale. Lanbrilli Alessandro, Cornaca Ruben, Tagliabue Davide, Amigoni Matteo, Riccio Matteo. Buongiorno ragazzi, oggi giovedì mattina le attività qui al Junior Software Camp continuano. Vi vorrei far vedere uno spettacolo bellissimo. È davvero un posto fantastico, un posto fantastico. Oggi i ragazzi continueranno con tutte le varie attività, e tra cui CQB, movimenti nel bosco, insomma c'è tanto da fare ancora. I ragazzi si stanno divertendo, noi anche, ma tantissimo. Piano ragazzi. Ora vai. Alter, guardate cosa avete in mano. Avete sbagliato, rifacciamo. Guarda su, gli altri devono essere già attaccati a lui. Già staccatelo, superatelo, guardate dove non guarda lui, guarda più su, arriva a fare il volto con la nostra spinta di quello che si fucina, se non vedi bene, dai ancora un mezzo giro, portiamo di lì, all'angolo, così, ok. Voi fate le stanze, forza, in ordine, poi se avete già finito potete raggiungerli, non è che dovete arrivare. Ora, ieri tutti gli istruttori mi hanno detto che siete stati estremamente onesti, quindi io credo che vi siate anche divertiti, decisamente. Oggi non cambia niente, anche perché, torno a dire, il punteggio che avete visto stamattina si sta incominciando a ribaltare, e non sarà quante vittorie avrete fatto oggi, se vincete o se conquistate gli obiettivi, che aumenterà il punteggio lì dentro. Ma visto che il capitano Price, io
e Diego saremo in giro esattamente come i vostri generali. Ciao, io sono Diego e 3 minuti che non sparo. Però quando sparo faccio male. La prima settimana del 1 settembre 2023 insieme all'amico Diego di Rito Softair, un bello scambio di patch tra la nostra associazione patch e un bel abbraccio. Grazie. Seguiteci. Ragazzi, ti piace il rilevante. Solo da stasera. Eh sì, abbiamo passato la serata davanti al fuoco a chiederci come faccia il P90 a piacere a Tico, ma non lo sapremo mai, e anche a cercare di bruciare il PC di Russia. È stata una serata bellissima, abbiamo ricordato le varie esperienze passate con i ragazzi, gioie e delusioni, la fatica per raggiungere dei piccoli traguardi per noi, ma enormi per questi ragazzi. A tratti l'emozione è venuta fuori, è sempre difficile salutarsi dopo un'esperienza di questo tipo, un'intera settimana tutti insieme. Bravi ragazzi, davvero. Ci vediamo l'anno prossimo e vi salutiamo in questo modo. Ragazzi pronti? 1, 2, 3. Non mi rompete il cazzo!